Adriano Ravasio, Agri-Service Manager di Simbiosi. Allora, che cosa significa agricoltura neorurale e che cosa significa anche rigenerazione ambientale e perché oggi è importante in agricoltura? Allora, con l'approccio neorurale, Simbiosi intende prendere quindi gli aspetti legati alla ruralità, quindi la tradizionale produzione di cibo, però anche riconvertirli. Noi abbiamo la fortuna di vivere, di lavorare vicino alla città, quindi agli ambiti più urbani, e questo quindi ci permette una possibilità di passaggio, di cambiamento, quindi di fornire non soltanto dei servizi produttivi, quindi in termini di cibo come fanno tutti, ma in realtà anche di benefici proprio per la comunità, per i servizi comunque vicini, limitrofi. E quindi questo si trasforma in paesaggio, in fruibilità, in turismo, e quindi anche in bellezza e anche biodiversità. Cioè, quindi dobbiamo capire che l'agricoltura può, essendo comunque un gestore di un territorio, può offrire anche dei beni legati appunto al territorio. E adesso si parla sempre più di agricoltura rigenerativa, cioè quindi non più un approccio di sostenibilità, dove di fatto è richiesto all'agricoltore di ridurre l'impatto dell'attività, delle proprie attività in termini di risorse naturali, ma proprio di rigenerare, cioè quindi di ricreare quello che è stato degenerato. E purtroppo questo concetto per adesso si applica quasi esclusivamente a un solo fattore di produzione, cioè il suolo. Il suolo è sicuramente un elemento fondamentale, che è quello da cui parte, no, tutta la produzione, e anche il capitale naturale che consente di mantenere la produttività attuale ma anche futura. In realtà però la lista di quelli che sono gli elementi fondamentali per il funzionamento di un ecosistema è molto più lungo e comprende anche dei servizi che possono rimanere comunque nascosti o comunque non manifestarsi quando mancano. In realtà il nostro obiettivo è proprio andare a tutelare questi elementi che sono biodiversità, sono fauna, flora, il lavoro dei microorganismi che generano fertilità del suolo, e di andare a preservarli prima ancora che si manifesti un problema di mancanza. Ma su questo c'è da fare tanta cultura e tanta formazione, perché credo che sia un concetto sul quale ancora pochi stiano lavorando. Esatto, sì. Bisogna considerare che Simbiosi si può dire che abbia lavorato un po' come pioniere, perché da 25 anni propone questo modello, quindi di rigenerazione all'interno di un'azienda agricola, rigenerazione proprio anche ambientale. E servizi, cioè quindi anche i benefici che si hanno a livello produttivo comunque è evidente, si è manifestato anche in termini di produzione agricola. Noi ad esempio abbiamo rinunciato a utilizzare insetticidi per il semplice motivo che non abbiamo più bisogno, cioè quindi abbiamo da parte della componente naturale un controllo anche delle infestazioni dei parassiti in campo. Quindi sì, bisogna lavorare moltissimo sul rendere evidenti questi benefici, quindi quantificarli, misurarli, rendere tangibili questi.